quella bomba di Pagliotto. Scusate un attimo Giovanni, scusate un attimo, c'è il vantaggio del Treviso sulla Provenienza. Treviso non è una nuova. Sì, ciao, 0-0, cominciato il primo tempo, secondo tempo scusa. Sì, sì. Sì, una traversa. Alzolese Carini 0-1, Gonzalo Fossaltese 0-1, Conegliano Gorghese 0-0, Union Vipo Giulia Sagittaria 1-0, San Gaetano Maerne 1-0 e Favaro Marcon Porto Mansue 0-0. Alle 15.30 puntuali ci fermiamo per un attimo di pubblicità. Pioggia, vento, neve, temperature rigide. Sonego Sport, tempo libero in piena sicurezza, trekking, ciclismo, sci, senza però riuscire ad arrivare a inserire il portiere avversario. Per ora la partita è una partita che ha il dovere di cercare di vincere la partita perché la posizione della classifica è
disastroso. Il Bibione ha il dovere di cercare di vincere la partita per rimanere agganciato dal punto della classifica. E per adesso il risultato è sempre per 0-0 a testa Gareda. Sai Gareda, prego, sai Gareda. Yeah!
centrale, scusami abbiamo un aggiornamento che ci arriva dalla promozione Veneto ed è il pareggio tra San Gaetano e Maerne, ripeto sì. Passano in tre di mano la promozione tre gol segnati, gol sbagliati, assume un contorno abbastanza importante. Rosso, no, ma cosa? Rosso, no! Rosso, no! Verona, 15:42 minuti, Gainiga. Sì, qui siamo, scusate, qui siamo al 59esimo, intanto sempre fermo sullo 0-0. La partita continua ad essere piacevole e diciamo che c'è una leggera supremazia del Gainiga adesso. Matiuzzi che porta via la palla al numero 4 di Rotto, solo colpo sicuro per battere la rete. Al 60esimo, qui dal secondo tempo, siamo sempre fermi sullo 0-0. La partita è bella e piacevole. A voi Sangareva. Qui a Sangareva siamo sempre sull'1-0 per il team di Acorsi. In questo momento l'Eraclea si sta difendendo da un attacco del team. Stanno facendo girare la palla in difesa ed ecco che vengono fuori, si guardano a tutto il campo, la palla viene recuperata dal team e nuovamente ripassa. È un batte di batte, ci si vede una partita che ha giocato con sufficienza dal team del Colosso, complice sicuramente in modo di classifica. Momento la palla è in mano del portiere, la palla porta la palla in fila, poi la riprende, è quello che dobbiamo battere in avanti, questo punto passa dalla linea alla scala. Vai a casa a mezzanotte! Siamo giunti al 15esimo del secondo tempo, ricordo potente Valtorese 0, giusto che è in 1, grazie alla rete di Mazzini al 15esimo del primo tempo dal numero 9 De Martin. E c'è Grenitentina che sta cercando di custodire il vantaggio senza farsi male dopo l'espulsione subita, quindi penso che Grenitentina che sta in giro con la scossa con i Pievigina. In questo momento il Carini Pievigina fa effettivamente il gioco si racconta, quindi si racconta niente, appunto. Direi di dare la linea subito a Conegliano, sì, ok. Il team bianco rosso su cui torneremo però con un collegamento a breve. A te di nuovo. Scusate, siamo al 14esimo, c'è un calcio d'angolo, salta, palla fatta in girata. Adesso Lese nella ripresa ha avuto due occasioni buone per raddoppiare, mancata di cinismo in area, per difendere il pareggio, la partita 0, Densolese 1, linea Mel. PML, siamo l'Ovis Presiana per il nostro pareggio con Metto, linea a tre porti. Un attimo tre porti, un attimo tre porti, Marco un secondo solo, Massimo Verona, prego. Ci arrivano alcuni aggiornamenti per la seconda categoria girone, o ci sono...